Amici del tubo, City Report, Tullio Trapasso, dove vi portiamo oggi, nuovi e vecchi amici? Asilo Maurizio Quadrio, da qui proseguiremo per vedere Porta Garibaldi, Porta Nuova, Corso Como, la stazione, tutto quello che c'è, con le immagini di Paolo Rusconi. Partiamo! Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report! Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report! Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report! Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report! City Report! Stazione Garibaldi, ve la stiamo facendo vedere tutta. Questo è il lato dove c'era l'hotel executive, dove facevano il calciomercato per chi piaceva lo sport, e questo è quello che ci trovate adesso. Biciclette buttate davanti all'ingresso della stazione, e qualcuna che invece è rimasta traumatizzata. Guardate, non ce n'è un pezzo sano, però è legata, quindi potrebbe non essere rubata, potrebbe essere un puro vandalismo di quelli del venerdì e sabato sera. Andiamo avanti. Siamo sempre dal lato executive, avete visto le biciclette, ma non ci sono solo le biciclette, oltre a quello che vi avevo già fatto vedere. Guardate il cartello stradale, un esempio di quello che il codice stradale e la norma sui rifiuti dice, buttato lì in mezzo, che può essere buttato in mezzo alla strada, dati i vandalismi che succedono, ma soprattutto nessuno lo vede, nessuno lo recupera, eccetera, insieme a quei famosi materassi che abbiamo fatto vedere all'inizio. Guardate là, che bello spettacolo per chi arriva in ogni direzione, eccetera. Beh, che dire, almeno abbiamo un sacchetto dell'immondizia. Siamo in viale Don Sturzo, vicino alla stazione di Garibaldi, sotto le, praticamente le sue arcate. E qua potete vedere dove siamo stati un po' di tempo fa. Vedrete dalle immagini di Paolo Rusconi, la situazione non è cambiata, semmai forse è anche peggiorata col tempo. Infatti, se voi venite qui potete vedere anche, questo è il lato dove ci sono le vie del divertimento, Corso Como, Piazza Caio Aumenti, si trova sulla sinistra, abbiamo i materassi addirittura sullo spartitraffico. Vi facciamo vedere l'area di permanenza e sosta. In questo momento i signori se ne sono andati perché ci sono 2 ore di calore, quindi vanno in giro a fare i fatti loro. E questa è un'area veramente grande di disagio, di povertà, di persone con problemi psicologici, psichiatrici molto forti. E questa è la stazione di Garibaldi. Dicembre 2021, l'anno che verrà. Questi che potete vedere qua sono i resti dei falò notturni. Vi ricordo che siamo a fianco alla stazione ferroviaria Garibaldi, attiva, non una stazione nativa. Qui c'è una bicicletta, è stata... Grandissimi problemi di alcolismo, come vedete i carrelli dell'Esselunga. Questa è l'aria per notte, guardate quante cose ci sono. Abbiamo anche il lato stendibiancheria qui, con vista sul viale Don Sturzo, quindi ci meravigliamo che esista questa situazione, che queste persone non vengano prese in carico dai servizi sociali, da chi di dovere, da chi paghiamo, perché non esistano situazioni del genere, perché chi dorme in un sottoponte del genere, con tutto l'alcol che vediamo, ha problemi di alcolismo,
magari ha dei problemi psichiatrici, va curato prima che succeda qualche fattaccio come leggiamo in tutte quante le stazioni, perché la povertà non è segno sempre di criminalità, però lasciare delle persone nel mese di dicembre qua, questo è l'inizio del 2022, siamo a dicembre 2021, andiamo. Sotto i loro piedi, guardate cosa c'è, tutto quello che state vedendo nelle immagini di Paolo Rusconi. Adesso al giorno d'oggi non sappiamo ancora, e andremo a verificarlo, se c'è qualcuno che dorme ancora nella pancia della stazione, quindi passando questo cancello che, come vedrete dalle immagini precedenti, era accessibile e permetteva tutto un pernotto che arrivava fino al binario 3, con una porta proprio che arrivava sui binari, altro che terrorismo, problemi di allarmi vari. Comunque andiamo a vedere, seguiteci. Parte queste persone dovranno fare anche i loro bisogni. Guardate qui, non siamo in un paese del terzo mondo, siamo al lato sinistro della stazione Garibaldi, viale di Ostiense. Veri e propri ripari con frutta, verdura. C'è il materasso dove si dorme la notte per rimanere al caldo, ma questo è possibile nella Milano del 2021-2022. Qua c'è anche una carrozzina, guardate, ci deve essere anche un disabile, immondizia. Sono già usciti anche qui. Quanti posti ci sono qua? Guardate qua, guardate questo. Non glielo vogliamo rompere perché magari... Queste colonne qua. Le ciabatte. Qualcuno che passa la notte qui, addirittura con le ciabatte, con le temperature che ci sono al mese di dicembre. Qui c'è un odore di urina, voi non lo sentite, ma guardate le bottiglie, non vi posso raccontare di cosa non è. E proseguono i cartonati, guardate qui, coperti alla bella meglio, ci sono anche dei libri, Il tuo volto signore io cerco, insomma anche persone disperate, non è che stiamo parlando solamente di criminalità, in questo caso la criminalità. Sono espedienti per poter vivere, vedete questo è lo specchio? Questo è lo specchio, ciao, è lo specchio che viene usato per farsi la barba. Ma guardate qua, guardate quanti libri, ma mettere un'opera del genere, guardate qua, questo telo così grande. Vieni qui, a vedere da qua. Cioè mettere un telo, questi sono i libri che tengono su, proprio sulla faccia della stazione, ma mettere dei libri e fare una situazione del genere, è possibile che nessuno dell'assistenza sociale, del comune di Milano, di chiunque si occupa di fare del bene senza tetto, eccetera, non abbia mai visto nulla? Va bene, entriamo. Stanno cominciando a rientrare senza tetto.
eccoci, siamo rientrati, vi stiamo facendo vedere com'è la pancia della stazione di Garibaldi in questo momento. Vi ricordo quello che succedeva precedentemente. Il nostro è un controllo per verificare se le situazioni sono cambiate, almeno qui. Fuori non è cambiato nulla o sbaglio? Andiamo. Questo è proprio un sopralluogo che stiamo facendo con voi. No, beh, pare che sia stato sgomberato tutto. Non vediamo niente, proseguiamo. Qui vi ricordo che si arrivava direttamente sul binario a fianco a dove c'è la stazione di polizia di Garibaldi. Beh, sicuramente da una parte siamo felici perché era pericoloso per tutti, perché qualche ubriaco eccetera poteva creare danno. Dall'altra parte, insomma, anche il vederli fuori non è che una situazione che ci rassicura. Di qui si andava sui binari, ma noi proseguiamo il giro, vediamo fino in fondo. E se riusciamo, Paolo, usciamo direttamente sui binari anche noi, così facciamo vedere il percorso all'inverso che abbiamo fatto l'altra volta. Qui si dove si andava, che non mi ricordo più, ai bagni. Questi sono i bagni che venivano utilizzati con la sera, gente che spacca, che sporca. Guarda dove siamo qui, Paolo. Questa è una parte della stazione. Siamo arrivati alla stazione di Garibaldi. Ci siamo messi la mascherina perché siamo sui binari del tram. Del treno. Eccoci. Questa è la stazione di Garibaldi. Fatta da sotto e arrivati sopra. Chiaramente senza intoppi, senza nessuno che ci bloccasse. E andiamo avanti che dobbiamo far vedere altre robe. Siamo di fronte a Piazza Gaia Ulenti, dove c'è la pista da ghiaccio più bella di Milano, e in faccia troviamo questo: ricchezza, miseria, povertà, qualcosa di cui il comune di Milano se ne dovrà sicuramente occupare, e tutte le istituzioni, perché non è accettabile. Ma qui, che è un incrocio anche particolare di questa zona, dove di fronte troviamo poi tutti i locali alla moda di Corso Come eccetera, guardate la recinzione metallica, come la vogliamo chiamare, quasi come conciata, guardate, c'è la miseria. Per ultime, ecco, guardate qua, questo è un marciapiede, guardate qua che bello qua. Cari amici, dalla stazione di Garibaldi, lato Piazza Gaia Ulenti, per oggi è tutto. Questa è la Milano Trash di dicembre 2021, che arriva dal passato, come vedete dalle immagini. Un saluto da Tullio Trapasso, City Report, con Paolo Rusconi. Alla prossima. City Report.